Quanti venerdì fratelli e sorelle ci hanno condotto a questo venerdì santo ed è il culmine di venerdì della nostra preghiera, della nostra adorazione a Gesù, il nostro convincimento che la Madonna vuole donarcelo e ci è riuscita a donarcelo questo Gesù che noi abbiamo nel cuore. E abbiamo parlato allora in queste litanie che abbiamo recitato insieme e abbiamo ripetuto tante volte il cuore di Gesù, il cuore di Gesù. E abbiamo detto cuore di Gesù nel quale abita tutta la pienezza della divinità. Abbiamo detto cuore di Gesù dalla cui pienezza tutti noi abbiamo ricevuto. Abbiamo detto cuore di Gesù generoso verso tutti quelli che ti invocano. E ancora cuore di Gesù propiziazione per i nostri peccati. Quante volte abbiamo ripetuto queste parole, cuore di Gesù. Ebbene, fratelli, per un giorno solo questo cuore si è fermato oggi. Si è fermato per tutti noi e per ciascuno di noi. Si è fermato per un momento, per un giorno, per una notte. Perché dopo domani sarà ancora con noi a vibrare, a parlarci, a pregare con noi e non ci lascerà. È un grande miracolo di Dio Padre, Gesù, grande miracolo. Noi sappiamo, e scrutando nel Vangelo che mi è piaciuto analizzare, in tutte le parole che Gesù ha pronunciato nella sua vita terrena in 33 anni, almeno io non ho mai trovato una parola che Gesù abbia pronunciato e credo che neanche voi la troverete. E questa parola si chiama speranza. E allora ho capito, meditando ho capito, che la speranza è nata con la risurrezione di Gesù. Gesù non parlava di speranza, non ha parlato di speranza, ha parlato di certezza. Ma la speranza per noi è nata il giorno che Gesù è risorto da morte. E allora ci domandiamo, fratelli, quanto grande è stato quel momento, quel fatto avvenuto, irripetibile, ma sarà ripetibile anche per noi se avremo questa speranza. Che cosa è avvenuto 2000 anni fa? Qualcosa di grande, qualcosa che tanti hanno scritto libri su questa risurrezione e non sono capaci, non sono stati capaci almeno fino adesso di esprimersi e di farci capire quanto grande sia questa risurrezione. Cioè Gesù credo sia risorto non perché lo abbia meritato o Gesù abbia sofferto o Gesù abbia voluto farci vedere che lui è Gesù, ma Gesù è risuscitato proprio perché lui era Gesù, era Dio, era figlio di Dio, Dio, e quindi il Padre lo ha risuscitato proprio perché era Gesù, perché era Dio, lo ha risuscitato perché rimanesse con noi per sempre, per tutta la vita nostra e per tutta la vita dei nostri fratelli che verranno dopo di noi. E quindi questa speranza che Gesù ha acceso in noi, nel nostro cuore, l'ha accesa proprio come domani della sua risurrezione. Quando al sepolcro le pie donne vanno per imbalsamare Gesù, non lo trovano più. Quale grande miracolo, uno dei più grandi. Ma quanto è grande? Se pensiamo che abbiamo raggiunto la luna, beh, questo miracolo è più grande ancora. Se pensiamo a tutte le nostre invenzioni, al nostro progresso che raggiunge il mondo intero, questo miracolo è più grande, questo fatto è più grande ancora. Non abbiamo trovato, non troviamo parole per esprimere questo grande fatto. Un uomo, un Dio che risuscita dai morti. E certamente Dio Padre ha voluto che il suo Figlio dimostrasse con questa risurrezione che anche noi possiamo risorgere, ma soprattutto qui ci sta anche il sacrificio di Gesù. Padre, desidero che tutti questi siano dove io sarò, e allora io sopporto la croce, bevo fino in fondo questo calice. Sono le parole che troviamo scritte e pronunciate da Gesù sulla croce prima di morire.
Padre, desidero che tutti questi siano dove io sono. Fratelli, questi siamo noi. Sono stati i nostri papà, le nostre mamme, i nostri nonni, i nostri avi, saranno i vostri figli, i figli dei vostri figli. E Gesù è morto, una morte atroce, una risurrezione indescrivibile, proprio perché ci sia anche la nostra risurrezione, la nostra vita eterna. E allora possiamo questo giorno dirci, come fa la Chiesa, beato il peccato, beato l'errore dell'uomo, se ha provocato un così grande regalo di darci Gesù e con la sua morte la risurrezione e poi la salvezza di ciascuno di noi. E allora possiamo dire anche grazie per la nostra fede. Vedete, le tre parole che noi pronunciamo spesso, fede, speranza e carità. Fede, speranza e carità. C'è uno scrittore, non mi ricordo il nome, che scrive: abbiamo la fede, che è come un omone grande, una persona che cammina lungo le strade. E abbiamo la carità, un'altra persona grande, robusta, che cammina a fianco a questa lungo le strade del mondo. Ma c'è la speranza, e questa è piccolina, una bambina, dice, ed è tra le mani di queste due persone grandissime, fede e carità. Questa speranza si è presa per mano e sembra che sia condotta da questi due personaggi grandissimi. E invece no, dice questo scrittore. È lei che accompagna questi due grandi personaggi. È lei, la speranza, che li fa camminare, che li fa arrivare fino in fondo. Infatti pensiamoci, fratelli, se non ci fosse questa speranza, cosa sarebbe la nostra fede? Speriamo, e abbiamo ragione di sperare, perché Gesù ci ha dimostrato con la certezza, e la nostra speranza diventerà certezza. Ecco allora il ringraziamento che dobbiamo fare in questo Venerdì Santo, e penso che possiamo farlo anche per tutti gli uomini che non sono oggi nella fede, che credono nella maniera loro, che sperano in qualche cosa e sono lontani da queste cerimonie, lontani dalla Chiesa, lontani dal cuore di Gesù oggi del Venerdì Santo. Possiamo invocare anche per loro il nostro grazie, per tutti noi. Grazie, Signore, della Tua fede, della nostra fede. Grazie perché ce l'hai trasmessa a noi, hai trasmesso una grande fede, hai trasmesso una grande speranza con la Tua risurrezione. E noi crediamo, Signore, che Tu sei risorto, perché chi Ti ha visto risorgere si è lasciato uccidere per lasciarci questa testimonianza. Noi crediamo, Signore, anche perché abbiamo la Tua presenza continua in mezzo a noi, continua, e la sentiamo, e sentiamo la Tua parola, e sentiamo che Tu sei vivo oggi, come ieri, come lo sarai sempre. Fratelli, non è uno scherzo la nostra fede, non è una parola la nostra fede, non è qualche cosa di vago la nostra fede, ma è qualche cosa di forte, qualcosa che rimarrà e che rimarrà con la nostra eternità. L'eternità di Dio sarà la nostra eternità. Che bellezza, fratelli, sapere che questo è un cammino, un viaggio, un pellegrinaggio che stiamo facendo insieme. Ogni giorno passa un giorno e ci avvicina sempre di più questa meta della risurrezione nostra. Sempre più si avvicina. Che bello sapere che, come Gesù, anche noi non moriremo più. Ci sarà una morte come quella di Gesù, ma ci sarà una risurrezione come la sua risurrezione. Questa è la nostra fede, per questo siamo qui a pregare, Signore, tutti i venerdì, tutte le sere, tutti i giorni. Ascoltiamo la Santa Messa, la sua Santa Messa, perché crediamo e perché vogliamo che la nostra fede non venga meno, la nostra speranza non si spenga. Signore, lo sappiamo, Tu sei vivo in mezzo a noi e vuoi misurare la nostra fede anche attraverso la nostra speranza. Signore, noi speriamo in Te, noi abbiamo tanta speranza in Te e siamo sicuri che questa Tu la tramuterai in certezza, la certezza che noi siamo Tuoi e saremo Tuoi per sempre. Ecco la bellezza del paradiso, fratelli, che viviamo in questi giorni di primavera che incomincia, una primavera che comincerà ancora più, con la fioritura ancora più grande, più profumata, insieme con Gesù, insieme agli angeli, insieme ai santi, insieme a tutti quelli che Dio ha pensato
e che sono passati per questo mondo. Stasera noi non possiamo fare grandi cose, soltanto una preghiera a Gesù. Gesù, abbiamo voluto portare su, in cima a questo monte, sulle spalle dei giovani, e lo porremo dopo questa preghiera, lo deporremo sul sepolcro. E Gesù rimarrà qui fino all'anno prossimo, al prossimo Venerdì Santo, e poi lo riporteremo ancora qui per un altro anno. Perché la gente sappia che Lui è vissuto in questo mondo come noi, che Lui è morto come moriremo noi, che Lui è risuscitato come risusciteremo noi. E con la presenza Sua, visto così davanti a noi, davanti a questo altare, un Gesù che è irriconoscibile per le sue piaghe, i suoi dolori, la sua sofferenza, ma che dentro il suo cuore si sta risvegliando. Ancora poche ore, ma questo cuore si risveglierà. Questo cuore ricomincerà a battere per ciascuno di noi. Questo cuore ci dirà ancora: fratelli miei, vi amo, vi sono vicino, non vi abbandonerò. E allora, fratelli, questa certezza, questa nostra fede è una grande gioia. Una grande gioia che dobbiamo, nel ringraziamento di stasera, di tutti i giorni della nostra vita, fare al Signore, malgrado tutto, malgrado le nostre iniquità, le nostre pochezze, la nostra stanchezza, le nostre malattie, malgrado le nostre arrabbiature, malgrado la poca preghiera, malgrado il nostro sconforto. È Lui che ci guida, è Lui che ci conforta, è Lui che ci riassicura che questa vita finirà. Ma finirà la vita del peccato, finirà la vita della sofferenza, finirà la vita delle arrabbiature, ma incomincerà una vita dove siamo perdonati e quindi dove ci sarà la gioia, e non sarà più possibile vivere come qui, ma sarà una vita nuova. Ecco la fede, fratelli, che ci unisce tutti noi intorno al Cristo morto, ma il Cristo che sta risorgendo. Ecco la fede che ci unisce, e questa fede è una fede, una di quelle più grandi, perché in questa Chiesa in cui apparteniamo, in questa Chiesa in cui viviamo, è stata fondata da Lui, il Salvatore, è stata fondata da Lui, il Figlio di Dio. Quindi la nostra Chiesa è divina. E allora stasera una preghiera anche dal cuore che sgorgerà nostro a Gesù, perché si unisca alle preghiere del Papa, il nostro Papa Giovanni Paolo II, che mai in tutti i 2000 anni di questa Chiesa è stato un Papa che ha pregato, che si è mosso, ha corso, ha fatto di tutto e sta facendo di tutto per unire tutte le chiese, malgrado tutte, anche se non sono le chiese che credono come noi nel nostro Dio, nel nostro Gesù, ma Lui vuole unirle, perché c'è un ordine di Gesù, c'è un ordine, c'è quell'ordine con quelle parole che dice: voglio che siate tutt'uno, un solo ovile sotto un solo pastore. E queste parole, fratelli, nel vedere quello che sta succedendo oggi con questo Papa, in questo mondo, in questo secolo, in questo nuovo millennio, ci dà la certezza che i tempi sono questi, che i momenti più belli stiamo avvicinandosi, malgrado tutto, si sta avvicinando questa realizzazione che Dio ha sperato, che Dio ha pregato e che Dio ha raccomandato che ci fosse. Questi, fratelli, accorgiamoci, che la Madonna ce lo diceva molte volte: sappiate leggere i segni dei tempi. Sappiate leggere questi segni, questi sono i segni, fratelli. Se lei ci ha dato questo Papa con questa volontà, con questa forza, con questa fede, e riesce e riuscirà a fare molto per l'unione di queste chiese, pensate quanti saremo, quanta unione ci sarà nei cuori di questi uomini e quanta gioia ci sarà nel cuore di Cristo, che ha sofferto ed è morto per noi oggi, sofferto ed è morto per noi oggi. Quanta gioia daremo a Gesù. E diremo ancora una volta, assieme alla nostra preghiera: Gesù, non è stata vana la tua morte, la tua sofferenza, la tua croce non è stata vana. Non solo ci hai salvato, ma ci hai uniti oggi, ci stai unendo tutti. Fratelli, ci sia questo intento nel nostro pensiero, nelle nostre preghiere, ogni volta che preghiamo. Ci sia questa volontà, questo desiderio, questa speranza. Un giorno saremo tutti insieme, ma prima ancora dobbiamo essere uniti qui in questa terra, altrimenti guai a noi, ci sperderemo, il gregge si sperderà.
ma non è così perché i fatti lo dimostrano. Ci stiamo avvicinando a tanti nostri fratelli che hanno una fede, che hanno una speranza e hanno una certezza, che al di là c'è un qualcosa di nuovo che ci aspetta. Allora diciamo a Gesù ancora una volta che ci ama e ci ha dato la sua vita, che non poteva darci di più, ci ha dato la sua vita perché noi fossimo come lui un giorno, radiosi e risuscitati. Diciamo allora, o Signore, dammi la luce di una fede viva e penetrante, che non mi lasci fermare alle cause secondarie, ma mi faccia risalire sempre alla causa principale, la volontà del Padre Celeste, sempre santa e santificatrice. O Gesù, le tue carni virginali e divine, lacerate, mi predicano oggi con eloquenza la necessità della mortificazione. Insegnami a dominare e a castigare il mio corpo, come dice San Paolo, per renderlo suddito, docile alla tua dottrina, la dottrina di amore, nell'austerità e nella rinuncia, affinché non abbia da essere riprovato nella condanna eterna. Tu, Signore dell'universo, vorresti essere venduto ai tuoi nemici per 30 denari, il prezzo di uno schiavo. Concedici il dono della vera sapienza, perché preferiamo sempre te e la tua amicizia a tutti i tesori del mondo. Tu, autore della vita e modello di ogni santità, giudicato dagli uomini, degno di supplizio, dà perdono e salvezza a noi, che siamo veramente meritevoli di condanna. Tu, Dio e giudice universale, trascinato davanti ai tribunali degli uomini, settari e corrotti, donaci il coraggio di renderti testimonianza con invidiabile fedeltà, memori della tua promessa, che dicesti: colui che mi avrà confessato davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio celeste. O Cristo Signore, accusato davanti al Sinedrio da molti falsi testimoni, fa che la condotta dei tuoi fedeli sia veramente cristiana e non oscuri mai lo splendore del tuo messaggio. Amen. We'll be right back.